C'era Celestino, Simonizzo, ecco, Angelo, noi due, appunto, di fare l'intervento conclusivo, ok? Buongiorno a tutti e tutti, benvenuti e benvenuti. Allora, siamo qui in occasione della giornata mondiale della salute, e come voi ben sapete, questa straordinaria manifestazione organizzata da Medicina Democratica, Forum per il diritto alla salute, Coordinamento Lombardo per il diritto alla salute, Dico 32, Rete Europea contro la commercializzazione della salute. Insomma, dobbiamo essere sani. Ecco, infatti questa manifestazione si chiama Sani come un pesce. Esatto. Siamo sani come pesci, Silvano, noi? Tu sì, lei sì, si vede che è sana come un pesce. Vedremo. Vorrei essere. Eccola là. Dobbiamo dire che la giornata mondiale della salute ricorre ogni anno il 7 aprile, sì. Quindi insomma fra qualche giorno, l'abbiamo anticipata quest'anno, e ricorre ogni anno dal 7 aprile fin dal 1948. Lo stesso anno in cui dal 1 gennaio entrò in vigore la Costituzione italiana, che sull'argomento recita... Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse delle collettività.
e garantisce cure gratuite per gli indigenti. E l'articolo 45 dei diritti... 35, sì, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo cita la salute come un diritto nei termini che la Costituzione italiana evidenzia in modo particolare. La nostra cara e maltrattata Costituzione, oggetto di critiche della grande finanza internazionale, J.P. Morgan ne aveva dette di quelle nel 2013 che lasciamo perdere, è più volte sottoposta a referendum per modificarne i contenuti. Referendum regolarmente vinti dal voto popolare, che non ha mai approvato quelle modifiche che avrebbero potuto limitare i diritti dei cittadini. Eh già, bel applauso ci sta, vai, vai. Alla Costituzione. Alla Costituzione, sì. Ed eccoci qua, allora, per riflettere, capire e orientarci su ciò che serve a far sì che il servizio sanitario nazionale sia in buona salute, goda di buona salute. E sono veramente in tanti e tanti ad aver aderito a questa giornata. Noi ve li citeremo un po' nel corso di questo pomeriggio. Iniziamo con ACLI Lombardia, Ampi Segrate, Ampias Lombardia, Archivio 68 Sondrio, Arci Lombardia, Arci Atea Rete per la Laicità APS, ARSI, Associazione Ricercatori in Sanità. E le associazioni Chi si cura di te, CRIS, Centro Ricerca e Intervento Sociale di Perugia, il Filo Lilla, la Linea Condivisa Liguria, Milano in Salute, Partite IVA Federate e Associazione Smarketing. E per chiudere la lettera A, così questa l'abbiamo portata a casa, Attac Italia e Hauser. Perfetto. E apre gli interventi invece di oggi Matteo Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica. Marco Caldiroli. Marco, scusa. Non pretenderete che io sappia anche lei. Prego. È vicino al 25 aprile che è San Marco, perché sono anche giusto. Io ringrazio di cuore tutti gli intervenuti, le forze politiche, le realtà sociali, politiche, sindacali e tutti gli individui che sono intervenuti oggi. Devo iniziare purtroppo dandovi una brutta notizia, anche se molti non lo conoscevano. Stamattina è morto Andrea Micheli, che è il direttore scientifico di epidemiologia e prevenzione, che è la rivista degli epidemiologi italiani. L'epidemiologia l'abbiamo imparata, magari anche tutti noi, durante il Covid, e che non è solo una questione di carattere statistico su quanti erano i contaminati, i morti, eccetera, eccetera. Ma è una cosa fondamentale, soprattutto da parte della sanità pubblica, perché noi riteniamo che gli obiettivi che devono avere le strutture sanitarie devono essere appunto di epidemiologici, cioè individuare quali sono degli obiettivi di salute nella popolazione e adeguare la propria attività in quella direzione. Quindi l'epidemiologia dovrebbe essere governare le istituzioni e non semplicemente il profitto per i privati piuttosto che il pareggio di bilancio nel caso di ASL, SST, eccetera, eccetera. Per cui lo ricordiamo e cercheremo ovviamente di ricordarlo al meglio anche in futuro. Questa iniziativa è un'ulteriore tappa. Per ricordare quello principale, ricordo il 20 giugno del 2020, qua, durante il Covid, la richiesta di commissariamento della sanità in Lombardia durante sempre quell'anno, con quasi 100.000 firme raccolte, le tante iniziative sotto il Pirellone, l'iniziativa qui, il 23 ottobre del 2021, in cui c'erano molti dei partecipanti che oggi ci sono, le iniziative successive per contrastare il bis della legge Maroni, che purtroppo poi è stata approvata, che continua nella direzione già iniziata da Formigoni 30 anni fa di spostare, sbilanciare tutta la sanità verso il privato con tutta una serie di facilitazioni che conosciamo tutti e di cui purtroppo soffriamo le conseguenze, dalle liste di attesa alla fuga degli operatori sanitari, all'insufficienza di medici in medicina generale e purtroppo la lista è molto lunga. Vedo con piacere che siamo in molti pesci, spero tutti in buona salute, in questo acquario, perché è ovviamente limitato,
e negli acquari i pesci e cani ovviamente hanno maggior facilità di colpire per i propri scopi. Il nostro obiettivo è quello di liberarci da condizionamenti di questo genere e dai limiti sempre più pesanti che gravano nell'attuazione del diritto costituzionale alla salute tramite appunto la sanità. Ammetto pubblicamente un conflitto di interesse. Io sono anche un operatore sanitario, oltre a essere presidente di Medicina Democratica, e sono un tecnico della prevenzione. E questa parola è una delle parole meno utilizzate negli ultimi anni quando si parla di sanità. Eppure, come si ricordava prima, la riforma sanitaria del 78 la metteva al primo posto. Il primo scopo della sanità è quella di prevenire le malattie e poi di curare e riabilitare. Prevenire non dà profitto, produce salute, non interessa ai privati ed è per questa una delle fondamentali differenze, se utilizzate, realizzate in modo appropriato, tra la sanità pubblica e quella privata. Non è tanto solo la velocità delle prestazioni, la competenza, ma proprio il fatto che questa dovrebbe puntare sulla prevenzione. Ancora di più, appunto perché il mio compito è quello di prevenire gli infortuni sul lavoro. Siamo pochissimi tecnici, siamo ancora del tutto insufficienti, anche se qualche assunzione è stata fatta, e quello è uno degli ambiti fondamentali della prevenzione, assieme a quello della tutela della salubrità dei luoghi di vita e della tutela della qualità dell'aria. Sono questi i tre determinanti fondamentali, la prevenzione che dovrebbe fare la sanità. Si parlerà anche di altre proposte che sono contenute nel volantino che è qua e spero che venga distribuito, e io sottolineo proprio questo, quello dell'attività relativa alla prevenzione, che deve essere al centro di ogni obiettivo, di ogni discussione, di ogni iniziativa istituzionale e sociale sul tema della sanità. Ammetto anche un interesse al conflitto, nel senso che noi abbiamo visto che purtroppo le forze politiche, le istituzioni non appaiono in grado di andare in questa direzione, e noi dobbiamo, come forze sociali, spingerle, indirizzarle e cercare di ovviamente migliorare questo tipo di situazione. Va bene. Noi stiamo rischiando di essere ridotti a dei clienti, siamo trattati come clienti dalla sanità privata e rischiamo, una volta impanati con le mutue e l'assicurazione, di essere fritti letteralmente dalla sanità privata, e questo dobbiamo impedirlo, è un altro degli obiettivi. E questo vuol dire nel riformare nuovamente la sanità nell'indirizzo della prevenzione, vuol dire anche che occorre rifinanziarla in maniera tale che possa rispondere adeguatamente alle prestazioni che comunque saranno necessarie. Siamo qui per dire la sanità che vogliamo e che ci serve, e un passo ulteriore è quello appunto che deve essere quello di rinvigorire la sanità pubblica come preeminente rispetto all'insieme del servizio sanitario nazionale e diventare nuovamente entro i principi stabiliti della riforma sanitaria, ovviamente attualizzata alla situazione odierna. Goccia su goccia, pesce con pesce, possiamo diventare anche in Italia una marea come a Madrid, una marea non solo bianca, cioè fatta dagli operatori sanitari, ma multicolore, fatta dalle persone, dai gruppi, dalle forze politiche, dalle forze sociali, da tutti. E questo è il nostro auspicio, è il nostro obiettivo, e con questo vi ringrazio e grazie per la partecipazione e per la vostra presenza. Grazie a Marco Caldiroli. Insomma, l'ha citata proprio in chiusura del suo intervento, quindi ora diamo la parola, ascolteremo un contributo audio di Carmen Esbrí, portavoce delle Mareas Blancas di Spagna, che da Madrid ha voluto inviarci questo contributo. Ascoltiamola insieme. Vai. Sì.
Soy Carmen Espriu, portavoz de las Mareas Blancas de España, un movimiento social que defiende la sanidad pública como herramienta para garantizar la salud universal, un derecho humano fundamental. Sono Carmen Esbrì, portavoce della Marea Blanca di Spagna, movimento sociale che difende la sanità pubblica come mezzo per garantire la salute universale, un diritto umano fondamentale. Il mio saluto a tutti gli italiani e a tutte le italiane che si mobilitano in difesa della loro salute. Vi voglio dire che qui in Spagna stiamo avendo molte difficoltà con la privatizzazione della sanità pubblica. È da molto tempo, da 11 anni, che concretamente la Marea Blanca difende la legge generale della sanità, che garantisce una salute universale in mano ai cittadini e alle cittadine e che, come premessa fondamentale, si regge sulla medicina di base territoriale. Tutto ciò sta crollando perché siamo in una crisi galoppante dopo la crisi economica finanziaria per la pandemia ed ora per una guerra che noi non abbiamo scelto. Vi dico che in Spagna abbiamo un modello sanitario che è realmente universale, pagato con tasse dirette e fondato sulla medicina di base come perno del sistema che controlla la salute e cura le malattie. Durante questi anni, con la crisi finanziaria, si sono tagliati i fondi alla sanità pubblica, impegnandoli per finanziare imprese che si dedicano alla speculazione sulla nostra salute. Questi soldi sono dei cittadini e delle cittadine. Noi paghiamo la sanità pubblica con le imposte dirette. Questo è un sistema parassita che vuole appropriarsi del denaro del servizio pubblico. Vi invito a difendere il servizio sanitario pubblico, che è la fortezza della democrazia. Il servizio pubblico deve ricevere un finanziamento sufficiente che possa garantire i diritti, quei diritti che la democrazia deve avere come primo obiettivo della politica. Sfortunatamente stiamo subendo un modello sistemico neoliberista che si fonda sulle leggi di mercato, che fa di tutto una merce, aria, acqua e la vita stessa. Purtroppo devo dire che ci sono politici sottomessi a questo sistema. Non possiamo permettere che si infiltrino nel nostro servizio pubblico e che liquidino il nostro patrimonio, cercando di instaurare una dittatura permanente, come hanno fatto con la pandemia. In Spagna sono state istituite numerose commissioni di ricostruzione, tra cui una commissione nella Corte Generale dello Stato, che, nonostante le buone intenzioni, non sono servite a nulla. La conseguenza è stata più mercato, più liberalizzazioni, più tradimento verso la sovranità popolare spagnola e verso i paesi democratici europei. Oggigiorno abbiamo una sanità pubblica che vede i medici in sciopero, che non hanno un salario dignitoso. Abbiamo in Spagna 500.000 bambini senza pediatra e a Madrid 1 milione di adulti senza medico di base, nonostante la legge obblighi l'assegnazione di un medico ad ogni persona. Abbiamo avuto quasi 14 milioni di persone contagiate dal Covid-19. 119.000 sono morte, di cui 40.000 erano ospiti delle residenze per anziani. Né le leggi, né i politici, né i pubblici ministeri, né i tribunali hanno chiesto conto del disastro provocato dal Covid-19. Quello che stiamo chiedendo è che il crollo provocato al sistema pubblico sia preso in considerazione per rafforzare di nuovo
il servizio sanitario pubblico. Perché i soldi sono nostri, i servizi sono nostri e questi partiti politici non ci rappresentano, non rappresentano quelli che sono i nostri diritti. Vi invitiamo a partecipare collettivamente a tutte le manifestazioni, a cominciare da questa del 1° aprile e che in futuro continuiamo insieme la lotta. Perché purtroppo questa situazione durerà per molto tempo. L'Europa è abbastanza disorientata dalle politiche che sta attuando, politiche che sono garanzia per il neoliberismo, che finanziano le banche e che si dimenticano dei cittadini e delle cittadine. Salute per tutti e tutte. La salute è un diritto umano, più che mai sanità pubblica che afianzan a los bancos y que se olvidan de los ciudadanos. Salud para todos, la salud es un derecho humano y más que nunca sanidad pública. Consolati dal fatto che anche in Spagna hanno i nostri problemi e pronti a loro fanno grandi manifestazioni, per cui grazie Carmen Isbri. Deborah, sì, adesso io, se sei d'accordo, leggerei ancora un po' di adesioni, andiamo avanti. Io con Casa Comune, Centro Studi di Politica e Programmazione Sanitaria Mario Negri Milano, Cittadinanza Attiva Como, Cittadini per il diritto alla salute articolo 32, Cittadini Reattivi, Comitati per il ritiro di qualunque autonomia differenziata a Lombardia, Comitato Diritto Salute Sud-Ovest Milano, Comitato Milanese Acqua Pubblica, Comitato per la Sanità Territoriale Bergamo, Comitato Salute e Sanità Pubblica Cerchiate e Vero, Coordinamento Musicisti contro le Guerre di Varese, Coordinamento Varesino per il Diritto alla Salute, Casa delle Donne di Milano, Costituzione Beni Comuni, COVESAP, Comitato Veneto Sanità Pubblica, CUB, curiamo la Lombardia.it. Basta un rappresentante per ogni associazione che ha aderito e riempiamo la piazza. Grazie. E adesso abbiamo un altro importante intervento. Abbiamo un intervento davvero, davvero importante. È un onore, non è soltanto l'importanza, perché ed è davvero un onore. Abbiamo come ospite, nella sua assoluta autonomia, il professor Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri. Buongiorno a tutte. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Grazie per questo gentile invito, sono molto lieto di condividere alcune idee con voi. Cercherò di riassumere un po' di cose in 4 punti, ma con una premessa. La premessa è per sottolineare che il Servizio Sanitario Nazionale è un grande bene, è un bene che dobbiamo conservare, è un bene che dobbiamo migliorare, ma è molto importante che lo miglioriamo e lo sosteniamo non solo per noi, ma per i nostri figli e per i nostri nipoti. Molti non c'erano prima del Servizio Sanitario Nazionale. Io, siccome ho un lungo chilometraggio, c'ero e quindi so benissimo come era la situazione. Allora chi aveva soldi si poteva curare e chi non li aveva peggio per lui. Io ho avuto in famiglia mio padre che ha dovuto prendere un secondo lavoro per occuparsi di malattie che avevamo in famiglia, perché appunto non c'era il Servizio Sanitario Nazionale. Poi per fortuna nel 78 il Servizio Sanitario Nazionale è arrivato. Però dobbiamo migliorarlo, l'abbiamo visto durante il periodo del Covid, che ha delle debolezze. E la prima debolezza è rappresentata da un fatto che conoscete tutti voi,
perché se andate in ospedale o comunque con qualsiasi diciamo cartella da parte del medico di medicina generale per prenotare una visita, per prenotare un intervento, qualsiasi altra cosa, vi sentite dire benissimo, però venga fra 3 mesi, fra 4 mesi, fra 5 mesi, fra 6 mesi, a seconda del caso. Però qualcuno vi sottopone la possibilità che pagando con le stesse persone, le stesse strutture, le stesse apparecchiature, si può avere tutto la settimana prossima. E questo è quello che va sotto il nome di intramenia, che è la presenza del privato nel pubblico. È una vergogna che dobbiamo assolutamente cambiare. Non possiamo mantenere questa situazione di grande disuguaglianza. Io spero che i medici di medicina democratica e tutti i medici che hanno aderito a questa manifestazione facciano uno sciopero anche solo per un'ora, perché è ingiusto che questa situazione continui. Però bisogna anche dire una cosa importante, e cioè che il nostro Servizio Sanitario Nazionale costa poco rispetto alla media europea, ma costa poco soprattutto perché gli stipendi di tutti i sanitari sono almeno il 30% minori, quindi dobbiamo migliorare questa situazione se vogliamo avere un servizio sanitario che sia efficiente. Questo è un punto molto importante. Il secondo aspetto riguarda invece le cosiddette case di comunità. Qui siamo ancora molto indietro. Molte delle case di comunità cosiddette hanno una targa, ma dentro c'è ancora molto poco. Soprattutto perché c'è un problema fondamentale che credo che dobbiamo dirci tutti, e cioè che i medici di medicina generale non vogliono partecipare alle case di comunità. E invece queste sono fondamentali, perché non è più possibile che un singolo medico possa avere le competenze che sono necessarie oggi in una moderna medicina che cammina tutti i giorni e che quindi ha bisogno di essere continuamente aggiornata. Quindi questo è un punto molto importante. Si dice che nelle case di comunità non sarà più possibile scegliere il proprio medico. Non è vero, perché anche nelle case di comunità si potrà continuare ad avere il proprio medico, solo che se sarà assente ci sarà qualcun altro, perché nelle case di comunità si tratta di mettere insieme 8, 10, 15 medici per tenere aperti gli ambulatori 8 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Oggi sono aperti, quando va bene, 15 ore alla settimana. Quindi dobbiamo migliorare la situazione e dobbiamo mettere insieme non soltanto i medici di medicina generale, ma dobbiamo mettere insieme il pediatra, dobbiamo mettere insieme il geriatra, dobbiamo mettere fisioterapisti, dobbiamo mettere psicoterapisti, e tutti devono essere dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, come lo sono i medici ospedalieri e gli infermieri ospedalieri. Nelle case di comunità abbiamo bisogno di avere tante altre cose, abbiamo bisogno di avere una segreteria che sia efficace, una segreteria informatizzata. Abbiamo bisogno di avere apparecchiature molto semplici che oggi ci sono per fare le analisi di routine. È inutile andare all'ospedale a affollare i laboratori degli ospedali che devono fare altre cose più complicate. Per tutti gli esami di routine, gli esami ematologici, ci sono apparecchi, basta mettere il sangue e si hanno i risultati. E questo può essere nelle case di comunità, come pure dobbiamo avere la telemedicina per avere relazioni con i pazienti che stanno a casa, ma anche perché i medici di medicina generale della casa di comunità possono parlare con gli specialisti degli ospedali. Tante volte è inutile mandare i pazienti in ospedale, il problema si può risolvere a monte di questo, e questo sarebbe molto importante. Dobbiamo mettere insieme
No, non possiamo pensare che le case di comunità si facciano in pochi giorni, ci vuole del tempo, bisogna mettere insieme le forze sociali, perché le case di comunità si devono occupare anche di quegli ammalati che stanno a casa, devono rappresentare un grande filtro per il pronto soccorso, che oggi sono pieni di gente che impediscono al pronto soccorso spesso di fare il proprio lavoro, che è quello delle urgenze. Quindi abbiamo bisogno di questa sistemazione, dobbiamo partecipare tutti e dobbiamo essere tutti disponibili per dire il nostro punto di vista su quello che è necessario per le case di comunità. Il terzo punto riguarda i farmaci. È un problema molto importante, noi spendiamo 22,3 miliardi all'anno di farmaci, il mercato totale è di 30 miliardi. E la differenza la paghiamo per cose che non servono a nulla. Pensate che spendiamo 4 miliardi all'anno per gli integratori alimentari, che fanno certamente bene a chi li vende e che non servono certamente a chi li compra. E questo è un punto molto importante. Dobbiamo fare in modo che la spesa per i farmaci sia una spesa equilibrata. Dobbiamo rivedere il prontuario terapeutico, è dal 1993 che non rivediamo il prontuario terapeutico ed è tempo, perché abbiamo di tutto dentro. Vi spiego, voglio spiegarvi perché abbiamo di tutto dentro il prontuario terapeutico. Noi approviamo i farmaci su base europea, tutti i farmaci vengono arrivati a livello europeo, poi è obbligatorio per i paesi di metterli in commercio. Quali sono le condizioni per approvare un nuovo farmaco? Sono tre fondamentalmente. Un nuovo farmaco viene approvato sulla base di tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che vanno certamente bene, sono caratteristiche importanti. Però queste caratteristiche non ci dicono una cosa fondamentale. Cioè, il nuovo farmaco con queste tre caratteristiche è meglio o peggio di quelli che già ci sono per le stesse indicazioni? Questo non lo sappiamo, perché non è necessario farlo. Se invece dicessimo qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto, sarebbe necessario fare confronti fra i farmaci. E questo è, diciamo, è un problema fondamentale nel campo dei farmaci. È chiaro che questo è di interesse per l'industria, perché se non si fanno confronti ognuno può dire che il suo farmaco è meglio di tutti gli altri, ma se si fanno confronti, se ce n'è uno meglio, gli altri devono scomparire. Non possiamo continuare a mantenerli se non sono meglio di quelli che già ci sono. E questo è molto importante e dobbiamo saperlo tutti, perché se lo sappiamo tutti possiamo cercare, altrimenti ci troviamo nella situazione che conoscete tutti voi. Pensate a tutte le persone che hanno più di 65 anni, che molto spesso hanno 15 farmaci, che devono stare lì tutto il giorno a guardare che alle qui e a quell'ora lì devo prendere la pillola verde, a quell'altra ora la pillola rossa, a quell'altra ora mezza compressa e poi mezza compressa prima di andare a dormire. Cioè, gente che prende 15 farmaci al giorno, che è una follia, perché non c'è nessun dato scientifico di nessun tipo che dica che 15 farmaci sono meglio di 10 o che 10 sono meglio di 5. Non c'è nessuna evidenza. Anzi, sappiamo che mescolare tutte queste sostanze insieme nel nostro organismo non si sa che cosa succede, perché possono reagire fra di loro e dare degli effetti che sono completamente diversi da quelli che si spera di avere. Quindi dobbiamo cambiare queste situazioni. E l'ultimo punto è qualcosa a cui si è già accennato, e cioè noi abbiamo bisogno di una grande rivoluzione culturale. Non la si fa immediatamente, ci vuole del tempo, ma dobbiamo cambiare la nostra mentalità, perché siamo tutti orientati a curare, e va bene, per carità, dobbiamo curare, però dobbiamo sapere
che la maggior parte delle malattie, soprattutto quelle croniche e i tumori, non piovono dal cielo. Siamo noi che ce le autosomministriamo e poi dopo ci lamentiamo perché arrivano. Le malattie sono evitabili. Più del 50% del diabete di tipo 2 è evitabile. L'insufficienza cardiaca è evitabile. Molte delle conseguenze del diabete sono evitabili. Più del 50% dei tumori sono evitabili. Ma muoiono 180.000 persone all'anno in Italia di tumori. Quindi possiamo fare molto da questo punto di vista. Possiamo ridurre le malattie. E questo è molto importante perché non soltanto per noi, perché avere malattie è grave, ma anche per le nostre famiglie che soffrono, anche per l'economia del paese, ma soprattutto deve essere un senso di solidarietà nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale. Pensate se potessimo diminuire il numero delle malattie, quanto più potrebbe fare il Servizio Sanitario Nazionale con le stesse risorse disponibili. Quindi dipende da noi cambiare la situazione. Noi dobbiamo fare in modo che diminuisca il mercato della medicina. Poi non credo che sappiate tutti che il mercato di solito non è che tende a restringersi. Il mercato per sua natura vuole aumentare. Il mercato della medicina vuole medicalizzare tutta la società in tutti i modi. L'unico modo per contrastare è la prevenzione, perché la prevenzione è in conflitto di interessi con il mercato della medicina. Quindi io mi auguro che questa sia una delle prime manifestazioni del pubblico, perché è il pubblico che deve intervenire, siamo noi che dobbiamo intervenire. Non c'è nulla di impossibile se noi lo vogliamo, quindi dobbiamo unirci e unendoci riusciremo certamente a risolvere i problemi. Buona salute a tutti. Grazie, 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 grazie. Grazie davvero al professor Garattini. Il suo contributo è stato davvero preziosissimo. Andiamo avanti, Silvano? Sì, con l'intervento di Francesca Colciaghi, eccola che sta arrivando, vicepresidente ARSI, Associazione Ricercatori in Sanità Italia. Grazie a voi, grazie di questo spazio. Allora, io oggi sono qui in rappresentanza dei laboratori della ricerca sanitaria pubblica. Noi lavoriamo presso quegli istituti che sono gli IRCS, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali. Vi faccio degli esempi, il BEST, l'Istituto Nazionale dei Tumori, lo Spallanzani, il Pascale di Napoli. Noi, i nostri istituti hanno per statuto devono coniugare ricerca biomedica a livello preclinico per poter arrivare poi al paziente con delle terapie innovative e diagnosi innovative. Quindi voi vi domanderete, siamo l'innovazione, vi tratteranno benissimo? No. Siamo precari al 100% delle unità e siamo precari anche da 30 anni. Siamo tutte quelle figure non mediche, quindi chimici, fisici, ingegneri, statistici, bioinformatici, gente con dottorati di ricerca e specialità non mediche. Siamo precari perché... del ricercatore, del collaboratore della ricerca non sono mai state inserite, ho detto ci metteranno a posto, no, perché il ministero ha deciso piuttosto che andare a sanare una condizione lavorativa vergognosa di abuso, di reiterazione di contratti atipici, ha deciso di rendere sistematica la nostra precarietà e si è inventato un contratto di ricerca che si chiama piramide della ricerca, piramide. Si parte in tanti e si arriva forse in pochi. È un contratto che è pagato poco più che un contratto di formazione a tempo determinato, 5 più 5 anni, rinnovabili previo raggiungimento di obiettivi, perché
piace molto usare il mantra dell'eccellenza sulla precarietà altrui per nascondere tagli a ribasso. Allora, cosa è successo? Che questo contratto è stato offerto a gente che aveva anche 30 anni di esperienza, che era 30 anni che aveva innovava il sistema sanitario nazionale, quindi ovviamente è un esperimento sociolavorativo che ha fallito. Abbiamo firmato questo contratto il 31-12 del 2019, 1800, due anni dopo siamo rimasti 1290, quindi noi in due anni abbiamo perso il 25% del know-how, di competenze che si sono formate con fatica, perché la ricerca è faticosa, e che abbiamo pagato con le nostre tasse. Vi dico altri due numeri che sono frutto di un censimento che è stato fatto due mesi fa dalla funzione pubblica CGIL sul personale storico della ricerca sanitaria. L'80% dei precari sono precarie, perché le fragilità vanno sempre a colpire le solite note, nulla mi toglie dalla testa che a percentuali inverse avrebbero forse trovato già una soluzione prima. Abbiamo una precarietà media di 13 anni, in un range che va da 7 a 39 anni, quindi ci sono dei colleghi che hanno maturato 35-36 anni di atipicità e 3 anni di tempo determinato, li stiamo accompagnando alla pensione da precari. E abbiamo un'età media di 42 anni, ci sono 35 anni ma ci sono anche 65 anni, quindi questo vuol dire che abbiamo sistematicamente precarizzato due generazioni di lavoratori. Ora, noi oggi siamo qua per denunciare questa cosa, stiamo battagliando da anni per cercare di fare emendare questa legge, non è neanche una questione di soldi, è una questione di culturale. Il Ministero ce l'ha detto anche la settimana scorsa, noi non vi stabilizziamo, perché se vi stabilizziamo voi vi sedete e smettete di impattare, questo è. Allora, vorremmo cercare di riportare un po' questi principi costituzionali che sono alla base del sistema sanitario universalistico, democrazia ed equità all'interno dei posti di lavoro. Quindi oggi noi stiamo a denunciare qua questa cosa, stiamo portando avanti delle vertenze sindacali per avere un minimo di recuperare un minimo quello che ci è stato tolto in termini di tutele mancate. Ma siamo innovatori, non siamo demolitori, quindi lanciamo un gancio alla politica per dire che noi mettiamo a disposizione tutte le nostre competenze per poter portare ai tavoli regionali e centrali la vertenza della ricerca sanitaria pubblica, perché sennò noi stiamo regalando al privato competenze e vuole farmaceutiche. Quindi concludo, perché mi sono infilata all'ultima in questa manifestazione, e ringrazio. Ricordatevi veramente, per avere una cura ci vuole ricerca. Adesso saremo inondati di campagne del 5 per 1000 che ce lo ricorderanno. Però per avere una ricerca di qualità bisogna partire dal riconoscimento del valore del capitale umano. Grazie della vostra attenzione. Grazie. Grazie mille. Grazie a Francesca Colciani. Grazie a chi cerca, e speriamo che si trovi tutto quello che è necessario. Purtroppo però, come sempre, il tempo ci è nemico, ma mi sembra giusto leggere, oltre che l'elenco che andrà avanti, qualcuno mi ha detto ma la mia associazione non è stata nominata, e sono talmente tante che l'abbiamo frazionate, però leggiamo in questo caso alcune pochissime delle tantissime significative adesioni individuali che singoli cittadini ci hanno mandato. Che ne dici, Deborah? Assolutamente sì, inizierei con il messaggio di Rita Campioni, pensionata di Pavia, che ci scrive: abbiamo lasciato libero accesso al mercato e ai privati, dobbiamo invertire la direzione. Massimo Fada, educatore professionale di Brescia, ci scrive: partecipo a questa manifestazione perché voglio lasciare a mia figlia il diritto di essere curata come l'ho avuto io. Tante parole. Maria Cristina Zanchi di Bergamo: non ci possono prendere in giro, la salute è un diritto costituzionale e dobbiamo difenderlo. Roberto Guaglianone, operatore sociale di Varese: lotto ogni giorno per una sanità pubblica con attacchi Italia. E infine la professoressa Maria Elisa Sartor, docente a Milano, che ci scrive: per difendere davvero il Servizio Sanitario Nazionale servono informazione veritiera, consapevolezza e impegno, a partire dalla prevenzione,
che tiene in salute e abbassa la spesa sanitaria. Serve ricostruire una cultura diffusa del servizio pubblico. Beh, è con questo augurio, cioè che si sviluppi una cultura del servizio pubblico, chiudiamo questa molto succinta carrellata per dare la parola a Vittorio Agnoletto. Vittorio Agnoletto è un medico che ha tante virtù, ma tra i suoi difetti mostruosi a quello di essere conduttore di 37.2 a Radio Popolare. Grazie. Prima di tutto, grazie a tutte e a tutti, perché siamo veramente tanti, tantissimi, e siamo noi che possiamo cambiare la sanità. Non possiamo aspettarci nessun Deus ex machina, nessuno che arriva dall'alto. Sono le gambe e la testa delle donne e degli uomini che possono difendere il nostro servizio sanitario. Dal 1978, quando è stata approvata la riforma sanitaria, io penso che non abbiamo mai avuto un momento così buio e così tremendo. Il rischio è che davvero una mattina ci svegliamo e il servizio sanitario non c'è più, rimane di nome, come le etichette fuori dalla casa di comunità. Poi entri e non c'è assolutamente nulla. Nell'Unione Europea ben 15 paesi investono più di noi in sanità. Ma la cosa tremenda è che nel 2025, secondo le previsioni fatte dai governi che si sono susseguiti, la spesa per la sanità italiana sarà sotto il 6% del prodotto interno lordo, sotto il minimo previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice proprio i paesi più poveri, quelli messi peggio, non devono comunque scendere sotto il 6,1. Noi saremo al 6%. E tra il 2011 e il 2021 gli ospedali privati accreditati, cioè quegli ospedali dai quali il servizio sanitario pubblico da noi finanziato compra le prestazioni, sono passati a livello nazionale dal 47 al 49%, gli ambulatori specialistici privati dal 59 al 60 e le RSA dal 76 all'85% sono private e finanziate dal Servizio Sanitario Nazionale. Dobbiamo essere chiari, noi abbiamo degli obiettivi, ma li stiamo perdendo tutti. Per esempio, quanti sanno che negli ultimi 20 anni noi con i nostri soldi, con i soldi pubblici, abbiamo formato 180.000 tra medici e infermieri che poi sono andati a lavorare all'estero perché là trovano diverse condizioni migliori per lavorare? Non possiamo più andare avanti in questa situazione. Non possiamo accettare di pagare il servizio sanitario con le tasse, cosa che è buona e giusta purché siano in proporzione a quello che si guadagna, e poi anche pagare le assicurazioni private di quelli che le possono fare perché vengono defiscalizzate. Ma perché mai dobbiamo fare un regalo ai ricchi? Dobbiamo dirlo in modo molto molto chiaro. Il privato guadagna sulla malattia, l'ha detto molto molto bene il professor Garattini. Il pubblico guadagna sulla prevenzione. Per il privato la prevenzione è un avversario, dobbiamo saperlo, è un avversario perché gli sottrae i malati e quindi gli sottrae i profitti. Andiamo a vedere alcune cose chiare, perché questa iniziativa è per protestare ma anche per conquistare degli obiettivi. Prima questione, liste d'attesa. Non è vero che cadono dal cielo e non ci si può far nulla, dipende solo dalla volontà politica. Dobbiamo avere un centro unico di prenotazione per tutti,
pubblico e privato accreditato devono mettere a disposizione le loro agende. Secondo, sempre sulle liste d'attesa, i tempi di erogazione forniti da una struttura privata accreditata devono essere gli stessi che tu vada col servizio sanitario o che tu vada col privato. Poi il privato potrà scegliere stare in una stanza da solo e via dicendo, ma non può essere il portafoglio a decidere chi prima fa una visita, chi viene operato e chi sopravvive. L'ha detto anche il professor Garattini e lo ripeto per quanto riguarda le strutture pubbliche. Mi guarda, ascolta quello che dico, perché hai fatto una figuraccia tremenda 3 settimane fa in trasmissione. Non si può dire le visite pubbliche non sono disponibili per 7 mesi, però se vieni privatamente con l'intramenia dentro la struttura pubblica la fai dopodomani. È inaccettabile, è inaccettabile. Se tu, servizio pubblico, non sei in grado di far rispettare i tempi previsti dalle leggi, sospendi l'intramenia. Punto a capo. Poi diciamo all'assessore regionale e al presidente, noi situazioni come quella di Multimedica non le tolleriamo. Ma siamo matti che chi risponde al call center riceve una premialità economica se riesce a fissare una telefonata arrivata per il servizio pubblico, la trasferisce nel servizio privato. Ma siete intervenuti? Ma che provvedimenti intendete prendere? Perché questo va a danno di tutti i cittadini. E come vedete io faccio nomi e cognomi, perché non basta dare delle responsabilità. E dico anche, e questa volta mi rivolgo invece al ministro, dico 2 cose semplici al ministro, tante, ma ne scelgo 2. Primo, non si tratta di normare o di regolarizzare i medici a gettoni. Si tratta di dire che i medici a gettoni dentro il servizio sanitario non ci devono essere. Non ci devono essere. Ci va di mezzo la qualità dell'assistenza. Aumentano i rischi per i cittadini. E allora stabilite una data, 31 dicembre 2024, per quella data 0 medici a gettoni. Questi 9 mesi aprite i canali per farli rientrare nel servizio sanitario nazionale, proposta semplice e chiara. E poi, quando dicono i medici, i miei colleghi, noi diciamo che gli stipendi in Italia per medici e infermieri sono molto più bassi di quelli d'Europa, noi chiediamo di aumentare gli stipendi, non chiediamo di liberalizzare nel privato la professione infermieristica in modo che ancora più infermieri andranno verso il privato. E ancora, vogliamo le case di comunità? Sì. A integrazione sociale sanitaria? Sì. Ma le vogliamo pubbliche, Fontana, le vogliamo pubbliche. Non possono essere gestite da strutture private. E ancora, non si può accettare che un operatore lavori per 5 euro all'ora. Non è accettabile, e fatemelo dire, non è accettabile una porcheria che ho scoperto da poco. Che chi fa l'operatore nelle comunità per minori di notte, la chiamano notte passiva, cioè nel senso che è lì a dormire ma deve guardare cosa fanno i ragazzi, prende 5 euro per notte. Ma sono follie queste, sono follie. E allora noi abbiamo preso tra tutte queste cose qualche decisione. Da qui deve nascere un grande movimento, aperto a tutti, non mettiamo nessun paletto, sigle contro sigle, sociali, politiche, chi ci vuole stare. Però i punti sono questi, faremo una marea multicolore, verranno a chiederci dalla Spagna di collegarci perché arriveremo a avere i loro stessi numeri. Questa è la promessa che facciamo, insieme a un'altra più piccola che abbiamo lanciato e che da domani verrà lanciato ufficialmente sul sito curiamolalombardia.it. Siccome noi diamo nome e cognome alle responsabilità,
lanciamo ufficialmente la maglia nera delle liste d'attesa. Vi chiediamo di fare delle segnalazioni su curamolalombardia.it, ci saranno le mail e via dicendo. Noi verificheremo le vostre segnalazioni e periodicamente pubblicheremo qual è l'istituto pubblico privato accreditato che ha le liste d'attesa maggiori, perché non si può aspettare 50 mesi per una prostatectomia, perché nel frattempo la patologia può evolvere e poi diventare troppo tardi, e noi abbiamo al centro della nostra battaglia la vita di tutte e di tutti. Grazie moltissimo, perché siamo veramente tanti. Grazie. Grazie, grazie a Vittorio Agnoletto. Ma Silvano, vogliamo ricordare anche come funziona il finanziamento di questa iniziativa di oggi? Ah, sì, 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 sì. Questo tu sei preparato, vero? Sono preparato. Preparatissimo. Sono segnato. In sostanza, questa manifestazione si autosostiene. Nel senso che la sostenete voi, la sosteniamo noi. La sosteniamo tutti, per cui ci saranno alcuni o alcune che passeranno di tanto in tanto con la cassetta della speranza, e voi date un contributo, noi diamo un contributo. Grazie. Andiamo avanti. E ora ascoltiamo un altro contributo audio dal Belgio, che ci invia il suo, appunto, in questo contributo ascolteremo le parole di Yves Allendorf, segretario nazionale della CNE, sindacato della sanità, del sociale e della cultura. Ascoltiamolo insieme. Ciao a tutti, io sono Yves Allendorf, io sono segretario nazionale della CNE. Sono Yves Allendorf e sono il segretario nazionale della CNE, il sindacato della sanità, del sociale e della cultura qui in Belgio. Mi rivolgo a voi per dimostrarvi la nostra solidarietà con la vostra iniziativa del 1 aprile. È importante che insieme, a livello europeo, si colga l'occasione per dire che la salute deve essere un bene comune. Non è un pesce che catturiamo. Non è una merce, è un bene comune che deve essere sottratto agli appetiti commerciali e finanziari. La salute deve rimanere accessibile a tutti, ricchi o poveri, uomini o donne, giovani o anziani. Tutti abbiamo diritto a un'assistenza sanitaria di qualità, e questa assistenza deve rimanere finanziariamente accessibile. Quello che sta accadendo politicamente in Italia, in Olanda e in altre parti d'Europa ci preoccupa molto. Vediamo che a causa della mancanza di investimenti pubblici sufficienti si cercano sempre più soldi dagli investitori privati. E questi investitori privati vogliono ottenere un profitto, e questi profitti non possono essere ottenuti a spese della salute. Insieme possiamo cambiare questa situazione. Nel 2024 ci saranno le elezioni europee. Il 7 aprile 2024 saremo insieme a Bruxelles. In quel periodo la presidenza del Consiglio europeo sarà nel Belgio. Insieme organizzeremo una grande azione contro la commercializzazione della salute. Vi aspetto il 7 aprile 2024 a Bruxelles. Una grande azione contro la commercializzazione della salute. Je vous donne donc rendez-vous dès à présent, le 7 avril 2024 à Bruxelles. Ciao! Dal Belgio ci è arrivata questa conferma che i problemi che abbiamo sono veramente problemi che uniscono l'Europa dei poveri. Va bene, a questo punto non mi resta che chiamare il fratello, l'attore, lo scrittore, il cantante, il regista, compagno di tante battaglie, Moni Ovadia. Mazza, quanti siete? Io trovo naturale essere qui perché ritengo che
quando si lotta per ciò che è giusto, per ciò che attiene alla vita stessa degli esseri umani, del pianeta, è qualcosa di sacro, laicamente sacro. Io non prenderò il vostro tempo per dire cose che sono state dette mirabilmente da Vittorio Agnoletto e dal professor Garattini. Per me è un grande onore essere sullo stesso palco. È un grandissimo luogo di scienza che presta la sua voce per questa lotta di giustizia, di eguaglianza, di dignità. Ora cercherò di toccare una questione che allarga un po' l'orizzonte. La privatizzazione della salute è l'obiettivo di questa ideologia nefasta, perché l'ideologia della privatizzazione parte dall'idea che su qualsiasi cosa si possa e si debba fare profitto, mentre il profitto dovrebbe essere totalmente escluso dalla questione della salute, che attiene all'integrità dell'essere umano. Io so qual è l'obiettivo che vogliono raggiungere: la privatizzazione della vita stessa, la privatizzazione del DNA, la privatizzazione di ogni cellula dell'esistente. Considerate che le grandi multinazionali dell'acqua pubblica ritengono perfettamente lecito appropriarsi di tutta l'acqua del pianeta per farne mercato. Allora, la salute è proprio il nodo più delicato. Se l'operazione riesce sulla salute, che è, diciamo, un ganglio sensibile per ognuno di noi quando pensa che potrebbe trovarsi nella condizione di non essere curato e assistito perché non ha i soldi. Questo significa illico ed immediato il ritorno allo schiavismo. Non c'è più la democrazia se la salute diventa questione di affari. Ci sono alcuni pilastri che caratterizzano e danno della democrazia, diciamo, l'essenza: sanità pubblica, scuola pubblica, assistenza sociale, cioè giustizia sociale, pubblica. Il privato opera in altri settori, deve essere totalmente escluso, perché il giochino è questo: farlo entrare un pochino e poi, una volta che ha messo le mani, si allarga a dismisura, perché questa è la mentalità dell'accumulazione capitalistica. Non c'è un limite. Non c'è limite. Invece il limite c'è. È la sacralità della vita umana, del pianeta, dell'aria, dell'acqua, degli oceani. Adesso ci sono progetti per scavare sotto gli oceani per le terre rare. Non importa se vanno verso la distruzione del mondo. È una sorta di perversione che attiene anche a un cortocircuito psicopatologico. Queste persone andrebbero curate. Sono pericolose. Si intenda, curate dalla sanità pubblica. Se va a sentire. Ora, vedete, io mi fermo, e dovrebbe essere lo spirito. Quando tu ami la vita, io mi fermo anche a soccorrere un animale. In un paese tanto leggendario, la più grande democrazia del mondo, e tutte queste frottole sconsiderate, un uomo, se non ha una carta di credito e si sente male, viene lasciato per terra. Questa sarebbe una democrazia.
Ma cosa hanno in testa questi signori? Il privato ha i suoi settori, in quelli può operare benissimo. Io credo in un altro sistema sociale, ma non voglio adesso parlare di questo. Ma ci sono delle cose in cui il privato per definizione non deve entrare, perché questo attiene a proprio al senso stesso della civiltà che noi abbiamo costruito con tante lotte, tante sangue, tanti morti. Non è possibile che si permetta questa cosa. Però purtroppo, e lo dico con amarezza, non con soddisfazione, i partiti che si definiscono progressisti hanno taciuto mentre veniva saccheggiata la sanità pubblica. Ed è per questo che noi ci siamo ritrovati soli. Ora noi auspichiamo che queste formazioni politiche ritrovino il senso del loro nome, proprio la propria identità. Sapete, io vengo da una tradizione ebraica, sapete che cos'è il nome? È quell'alito che salda il corpo e l'anima. Se tu perverti il senso del tuo nome, perverti te stesso. Se ci si chiama progressisti, democratici, allora questo deve avere un senso, e la perdita di senso è stata un'enorme catastrofe. Si è anzi calunniato l'istituzione pubblica, si è detto inefficiente, per forza. Prima fanno i sabotaggi, poi dicono che è inefficiente. E tutto questo lo fanno solo con i soldi, non con la ragione. Allora questa cosa noi tutti la dobbiamo fermare. E io credo che il principio per fermare le derive, dal mio punto di vista, si chiama lotta. Lotta non vuol dire violenza, sia chiaro. Anzi, io sono contrario alla violenza, è un boomerang. Ma Gandhi ha dato un insegnamento. Ci sono forme di lotte, per esempio, che si chiamano disobbedienza civile. E a queste lotte noi dobbiamo ricorrere, perché altrimenti faranno di noi carne di porco. Io potrei dire tante altre cose, ma non voglio portare via troppo tempo. Io sono un internazionalista convinto, sono anche proprio, c'ho l'animo del profugo e dello straniero. Però oggi, perdonate questo piccolo vezzo, mi sento di cantare un inno nazionale. Ditemi voi se va bene, se no fischiate. Allora canto. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tableaux sont de l'univers, les tableaux sanglants élevés. Ciao bella gente! Ciao, grazie, ciao, ciao. Grazie a Manio Badia. Andiamo avanti con un po' di nomi, di adesioni. Sì, 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 sì. Parto io. Sì, sì, parti tu. DSC DM25 Milano, Enciclopedia delle Donne.it, Evoluzione Medica, I Sentinelli, IFE Italia, Iniziativa Femminista Europea, Lila Nazionale, Lega Medici. Lotta AIDS. Medici per Cerchiate, Movimento 5 Stelle, Movimento Lombardi Civici Europeisti, Movimento Milano Civica, Non Una di Meno, Partito della Rifondazione Comunista, Patto Civico, Gruppo Regionale, PD Milano Metropolitana. Possibile Milano, Poteri al Popolo e Unione Popolare Varese e Rete dei Comitati della Città Metropolitana.
Rete Salute Sanità Pubblica Sesto San Giovanni, Rete Tanta Salute, Rete Varese Senza Frontiere, Sanità di Frontiera Varese, sì Europa Verdi Verdi, sì al Covas, sì Covas, Sinistra Italiana, Un'altra Storia Varese, Ura Sam Lombardia, USB, non uno di meno. Grazie. E ora chiamiamo a intervenire Massimo Cortesi, presidente regionale ARCI. È una cattiveria a parlare dopo Bonio Badia. Passerò il livello, scusate, ma d'altronde. Poi sono bergamasco, non so cantare, dovete accontentarvi. Allora io vi ringrazio, cioè davvero dal palco è una cosa incredibile. Siete tantissime. Per l'ARCI era importante oggi essere qua, è un impegno fondamentale per un'organizzazione come la nostra a difesa della sanità pubblica. È un dovere di un'associazione che ha centinaia di migliaia di uomini e donne, ma che ha nelle sue radici il mutualismo, la solidarietà, la difesa e l'applicazione della Costituzione. In particolare oggi si parla dell'articolo 32 della Costituzione che dobbiamo difendere. E la nostra associazione è da sempre impegnata in difesa dei beni comuni. E se non è un bene comune la sanità, non so quale altro bene comune noi possiamo difendere. Ma mai come oggi questo bene comune è messo in difficoltà. Guardate, dicevo che sono bergamasco. Vengo dalla zona che è stato il focolaio del Covid. Ebbene, già allora, ma anche prima, ci siamo accorti delle gravi lacune che vi hanno raccontato Grattini, Agnoletto, Ovadia, chi è intervenuto prima di me. Delle grandi lacune che c'erano nella medicina di territorio, nella presa in carico delle persone, nelle liste d'attesa, eccetera. Ebbene, oggi la situazione è ancora peggiore, eppure c'è stata una rimozione collettiva. E dobbiamo lavorare su questo perché non è possibile che non ci sia stato un passo di cambiamento verso una situazione incredibilmente assurda e degenerante. Abbiamo inoltre, cosa importante, è stata segnalata da diversi interventi, ridotto in maniera incredibile la prevenzione, con mille scuse. Eppure, se noi vogliamo migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini e se vogliamo ridurre i costi della cura, non possiamo che non ripartire dall'agire la prevenzione in tutti i luoghi possibili, non costruendo appunto soltanto strutture con un cartello, come si diceva, ma realizzando davvero dei contenuti all'interno d'esso, riconoscendo al personale sanitario tutto il giusto e il dovuto. E ora mi rivolgo a noi soggetti del terzo settore. Attenzione, cosa importante, noi siamo soggetti sussidiari, non dobbiamo mai essere soggetti sostitutivi. Il pubblico lo deve fare il pubblico, il terzo settore deve essere una struttura a servizio che può integrare con le cose che sa fare, perché anche fare cultura, occuparsi di tempo libero e fare bene per le persone. La cultura è una cura, ma non possiamo noi sostituirci a chi invece cura realmente. Non è una cosa di secondaria importanza, visto che nella riforma, nelle varie riforme, anche il terzo settore viene tirato spesso e volentieri per la giacchetta. Ecco, è importante appunto dare attenzione a tutto quello che è stato detto, alle persone, ai loro bisogni, all'invecchiamento attivo, ai tanti caregiver che non sono riconosciuti nel loro ruolo. Bene, io chiudo dicendo che le persone devono essere considerate appunto per quello che sono, persone con tutta la loro dignità. Perciò, anche a me piace il termine lotta, perciò da domani alla lotta e al lavoro e buona salute a tutti. Grazie, grazie anche all'ARCI, grazie. Due piccolissime comunicazioni di servizio. Mi è stato detto che non c'era nell'elenco di chi ha aderito il coro resistente. Io l'ho detto,
e adesso sono con la coscienza a posto. E anche un'altra comunicazione: ai lati della piazza ci sono dei tavolini che raccolgono le firme per Riprendiamoci Milano. Se li trovate, firmate. E ora diamo la parola a Laura Valsecchi, che a nome di Medicina Democratica partecipa al coordinamento per il diritto alla sanità per le persone malate e anziane non autosufficienti, CDSA. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie di essere qua. Voglio portarvi il mio contributo come Medicina Democratica sulla gravissima situazione della mancanza delle cure sanitarie per la popolazione anziana, per la popolazione malata, cronica, non autosufficiente. Da sempre questa popolazione non ha garantita la cura sanitaria dovuta, nonostante che abbia pagato una vita la sanità con la fiscalità generale. Lo sappiamo benissimo, la sanità gratuita è comunque pagata da noi tutti. Già prima della pandemia, le risposte ai bisogni curativi, sanitari, assistenziali nel territorio di appartenenza o ricoverati nelle strutture protette sono sempre state assolte in proprio, pagando di tasca propria personale di assistenza a casa oppure pagando una retta presso le strutture di ricovero, perché non esistono servizi e personale nel territorio che siano in grado di rispondere alle esigenze di chi è malato e non autosufficiente. Durante la pandemia abbiamo assistito ad una strage delle persone anziane per la mancanza di personale, di protezioni, per la mancanza di un piano pandemico, per le scelte scellerate della regione Lombardia, di chi governava allora e di chi governa ancora oggi, che ha inviato pazienti con il Covid all'interno dell'RSA. Sono state fatte denunce dai familiari delle vittime, denunce archiviate perché il fatto non sussiste, ma le associazioni dei familiari stanno andando avanti e chiedono verità e giustizia. Credevamo che dopo la sofferenza di questi ultimi anni si iniziasse ad affrontare seriamente i problemi delle persone con gravi patologie e si definisse un cambiamento sostanziale. Credevamo che all'interno del PNRR, il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, vi fossero dei punti significativi in grado di creare più servizi, più attenzione alle necessità delle persone anziane, malate e non autosufficienti. In particolare ci aspettavamo la riorganizzazione della medicina del territorio con più personale medico, infermieristico, assistenziale, riabilitativo. Volevamo che ci fosse una rivisitazione dei requisiti dell'organizzazione e l'organizzazione dell'RSA, investendo sul personale, su tutti i professionisti sanitari, rispondendo in modo competente alle necessità di cure assistenziali, riposizionando queste strutture in capo al Servizio Sanitario Nazionale. Ci siamo sbagliati. A tutt'oggi i servizi che gestiscono le cure e l'assistenza nel territorio, nell'RSA, sono forniti per l'80% da gestori privati accreditati, quindi con un finanziamento regionale, che assumono poco personale, con contratti atipici, a tempo determinato, con condizioni di lavoro disumane dal punto di vista dell'organizzazione e con continue intimidazioni. Questo è stato per tutto il periodo della pandemia e continua ancora oggi. E nel PNRR non si parla di personale, ma si investe solo sulla tecnologia, sulla telemedicina, ad esempio, che può essere utile, ma non è sufficiente. E non si parla di rivedere i requisiti dell'RSA, pur essendo a conoscenza delle pessime condizioni organizzative esistenti. Ci siamo sbagliati. Non solo nessuna risposta del PNRR, ma è stato dato il via all'attuazione del piano sulla non autosufficienza attraverso un disegno di legge delega che inasprisce e modifica in modo radicale le modalità di presa in carico e di attivazione dei servizi. Questo disegno di legge delega, che è stato approvato proprio in questo mese e che trova il plauso del governo Meloni al suo Parlamento, perché lo ritiene una riforma epocale, è una controriforma epocale che sposta le cure sanitarie di lungo termine per i malati cronici non autosufficienti dal settore sanitario al settore sociale,
e il settore sociale interverrà se ci sono le risorse, e questo è scritto, se ci sono le risorse, e valutando il reddito economico della persona e della famiglia. Queste sono le condizioni. Si tratta di un testo inaccettabile per le persone malate non autosufficienti e le loro famiglie. Un provvedimento che non concederà un solo diritto alle persone anziane non autosufficienti e anche alle persone con disabilità grave, e anzi sottrarrà clamorosamente diritti a queste categorie di italiani, emarginandole rispetto ai servizi cui hanno diritto. All'interno del disegno di legge si prospetta l'istituzione di un sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente aggregato al Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro e non più al Ministero della Salute. È inaccettabile, è incostituzionale prevedere l'istituzione di questo sistema nazionale di assistenza nel quale emarginare ancora una volta le persone anziane. Il disegno di legge contiene anche l'assalto terribile a un diritto esigibile qual è l'indennità di accompagnamento, diritto ottenuto dal mondo della popolazione disabile, e prevede invece al posto dell'indennità un budget di cura valutato da una nuova commissione. Noi chiediamo che per le persone anziane, malate e non autosufficienti venga mantenuta la competenza sanitaria della cura e sui bisogni clinici assistenziali di lungo termine, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione. Chiediamo che si potenzino i servizi sanitari territoriali e il diritto alle prestazioni sanitarie domiciliari, anche attraverso l'attivazione delle case della comunità, ma che siano in capo al Servizio Sanitario Nazionale, non al terzo settore. Chiediamo che si ripensi ad un modello di RSA con cure sanitarie adeguate, cure assistenziali e riabilitative, lungodegenza, hospice, con personale adeguato, formato e assunto correttamente. Non più un unico operatore sociosanitario per 20-30 ricoverati, ma un'equipe di professionisti. Non si deve più calcolare la presenza degli operatori sulla base di un minutaggio definito a priori, ma sulla base dei bisogni delle persone. Chiediamo anche, e non so come se ce la faremo, che la quota sanitaria che compete alle regioni passi almeno al 70% della retta totale, come già per le strutture per le persone con disabilità. Come Medicina Democratica noi abbiamo intrapreso questa battaglia, la stiamo portando avanti con associazioni, comitati di familiari, rappresentanti sindacali di base, stiamo organizzando iniziative in tutte le regioni, davanti alle prefetture, con i consigli comunali, e saremo a Roma a maggio per un'iniziativa nazionale importante. Grazie per l'attenzione. Grazie. Ricordiamo sempre la cassetta della speranza, se gira, che dovete dare una mano perché queste cose possano autofinanziarsi. Grazie. E ora chiamiamo ad intervenire Massimo Cirri, psicologo, conduttore radiofonico, autore con Chiara D'Ambros del libro Quello che serve, un racconto tra malattia, cura e servizio sanitario nazionale. Buonasera, siete tantissimi e sono un po' in imbarazzo. Io dico qui di un fatto personale e lo faccio con un po' di titubanza in piazza, in pubblico, nella presunzione che si tratti anche di un fatto pubblico, di un fatto politico. Il fatto personale è che alcuni anni fa io mi sono ammalato e mi sono ammalato di una malattia di quelle che, come dire, di quelle che interrogano sul futuro. E prima di iniziare a curarmi e poi anche durante le cure avevo molte preoccupazioni. A volte, devo essere sincero, più che preoccupazioni erano angosce. Mi chiedevo come andrà a finire questa storia. Mi chiedevo banalmente se cosa che sarà di me. Mi chiedevo cosa succederà ai miei figli. Allora erano ragazzi, se
se questa storia, mi dicevo, finisce che finisce male. E avevo appunto, sono un maschio, quando hai 37,2 sei già preoccupato, se hai una malattia sei ancora più preoccupato, e avevo infinite inquietudini, apprensioni, assilli, tormenti, non mi facevo mancare niente. Ma no, non avevo, me ne sono accorto dopo, perché sono un maschio, il tormento, l'angoscia, credo che la parola giusta sia angoscia, dei soldi. Avrò abbastanza soldi per curarmi? Non ho avuto questa preoccupazione. Questa preoccupazione, questo fatto, si chiama impoverimento per malattia, sta nelle preoccupazioni della maggior parte dei cittadini del mondo. A me è stato risparmiato. A noi in Italia viene costantemente risparmiato. È un pezzo d'angoscia in meno, è un pezzo di sicurezza in più, perché c'è il Servizio Sanitario Nazionale, che ha i suoi affanni, che ha le sue preoccupazioni, che viene aggredito, siamo per questo, ma che c'è? E allora credo che dobbiamo chiederci, dobbiamo farlo, possiamo farlo solo pubblicamente come cittadini, quanto vale questa angoscia in meno, che valore ha il meccanismo che tiene le cure libere dei soldi, quanto conta, che valore gli vogliamo dare. E allora quella volta con Chiara D'Ambros, che lavora per Report, abbiamo provato a vedere cosa c'è dentro quest'idea profonda del Servizio Sanitario Nazionale. C'è l'articolo 32 della Costituzione, è stato citato giustamente più volte, e sotto ci sono le costituzioni delle repubbliche partigiane, quella dell'Ossola e quella della Carnia. Da lì arriva l'idea di una salute per tutti. E quindi noi possiamo, dobbiamo dire che il Servizio Sanitario Nazionale è una delle poche macchine di democrazia che ci sono rimaste. Una macchina di fratellanza, una macchina che tiene insieme una società. E quindi ci tocca dire che ogni aggressione al Servizio Sanitario Nazionale è un'aggressione alla democrazia. Ogni sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è in atto da anni, l'hanno fatto tutti i governi. E questo credo che sia un po' intollerabile. Ce ne siamo accorti tutti molto drammaticamente nelle settimane angosciose della pandemia, e poi siamo anche una società ad alta emotività espressa, quindi una settimana applaudiamo e la settimana dopo molto meno, passiamo da un'emotività all'altra. Però questa cosa dobbiamo chiedercela, e possiamo chiedercela partendo da dei dati di fatto. Noi siamo qui in Italia adesso uno dei paesi, siamo inferiori solo al Giappone, con l'aspettativa di vita più lunga, e non è merito della dieta mediterranea, è merito del Servizio Sanitario Nazionale. La controprova è che Vittoria Violetto si alimenta solo di panini con la salamella. Nel Sud Italia l'aspettativa di vita delle persone, nel Sud Italia dovrebbe essere la patria della dieta mediterranea, l'aspettativa di vita dei cittadini della Calabria, della Sicilia, è più bassa di 3 anni rispetto al Trentino. I trentini mangiano il goulash e mangiano i würstel. Il fatto che in Trentino il Servizio Sanitario Nazionale funziona in un modo diverso rispetto alla Calabria. Il fatto è che forse adesso non c'è già più un Servizio Sanitario Nazionale, ma ci sono, io dico purtroppo, 21 servizi sanitari regionali, e c'è per i cittadini calabresi, per i cittadini lucani, per i cittadini del sud, c'è il dolore aggiuntivo di dover migrare per curarsi, spostarsi per curarsi, quella fatica in più che ti capita quando la tua vita è già drammaticamente interrogata dalla malattia. E allora forse, lo dico con banalità, ma lo penso, c'è troppa politica nelle decisioni della sanità regionale,
c'è un legame troppo stretto fra decisore pubblico regionale e scelte sanitarie e al tempo stesso c'è troppa poca politica nelle decisioni di fondo sul sistema sanitario che vogliamo. Il futuro, il dibattito sul servizio sanitario è stato sottratto al dibattito pubblico. Non ne parliamo, non ne abbiamo parlato. Abbiamo dibattuto per settimane di rave e di come contrastare questo pericolo per la nostra sicurezza. Però siamo una popolazione anziana e io di assidui frequentatori di rave conosco solo Vittorio Agnoletto. Io vorrei che nel dibattito pubblico fossero presenti i veri motori della democrazia, la scuola pubblica e il servizio sanitario nazionale. Mi piace qua, ognuno ha le sue appartenenze, riportare una riflessione di un amico che è mancato pochi giorni fa, si chiamava Franco Rotelli, ha fatto lo psichiatra e il politico a Trieste ed è quello che insieme a Franco Basaglia e a tanti altri, il Servizio Sanitario Nazionale, una storia collettiva, ha costruito al posto del manicomio i servizi di salute mentale migliori del mondo. Franco Rotelli è stato anche un politico e diceva provocatoriamente che un elettore di destra vorrà più privato. Perché? Perché nella sua visione del mondo, perché è lecito, vorrà più privato in tutti i settori della vita sociale, opinione rispettabile anche nella sanità. Ma il punto, diceva Franco Rotelli provocatoriamente, io con lui, è che io, elettore del PD, non so quale sia l'opinione del Partito Democratico sul Servizio Sanitario Nazionale e devo far finta di saperlo. Adesso abbiamo la speranza che sul Servizio Sanitario Nazionale il PD sta prendendo una posizione più chiara, più confusa era difficile obiettivamente. Mi spiace, lei ha un tumore. Se lo sentono dire ogni giorno qui in Italia 1000 cittadini, 1000 ieri, 1000 oggi. E lo dice un medico con le parole giuste oppure con le parole sbagliate a fine turno, distrutto da troppe ore di lavoro in un servizio che non ha personale e che è costantemente, scientemente sottofinanziato. E allora credo che dobbiamo fare un po' di alleanza fra noi cittadini e gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale. E chiudo con le parole di un amico, si chiama Michele Colaretta, fa l'anestesista in Toscana, che dice di un orgoglio che è suo, ma che credo sia l'orgoglio di tutti. Dice Michele: io sono orgoglioso e commosso di essere un piccolissimo ingranaggio di quel meccanismo complesso, imperfetto e insostituibile che è la sanità di tutti e per tutti. Ringraziamo Massimo Ciri e ricordiamo che il libro Quello che serve, un racconto tra malattia, cura e servizio sanitario nazionale di Ciri ed Ambros è anche un documentario gratuito che trovate su Rai Play. Mi permetto di chiedere un vostro applauso perché il professor Garattini è andato via e con lui è andata via anche la nonna Carla, che è una mia antica fidanzata, che ha già compiuto i 105 anni e che si avvia il 106. Speriamo che quello che è servito a lei come servizio nazionale per arrivare a questa età serva a tutti noi. Ciao nonna Carla, dove sei? Vada via. Vabbè, va niente. Adesso cosa mi racconti? Ti racconto io una cosa, perché mamma, ho paura. È successo un numero ognuno nel quartiere, ognuno di noi ha un bar in cui si riuniscono i filosofi del quartiere. Allora io ero lì che parlavo e dicevo: accidenti, ma com'è possibile con
la pandemia che c'è stata, con l'inquinamento, il problema dell'acqua che manca, ci sarà la siccità, la crisi globale, la guerra. C'è bisogno di più sanità pubblica, di più garanzie, perché sennò qua la gente muore. Voi dite, sei proprio stupido, interviene il filosofo della zona. Come stupido? Eh no, perché te capisci niente. Il problema è chiaro. Patite, se quanti siamo sulla Terra? Perché 8 miliardi, bisogna sfoltire. Che ne tira via un po' di gente. Siamo in troppi, come si fa se no? E allora dice, quelli lì hanno capito tutto, stanno facendo. Adesso, un tempo c'era la peste, un tempo c'erano le carestie, le calamitesche, che ne più. E poi c'è sempre anche qui, appunto, quel Covid lì, al pareva che potesse risolvere un po' di problemi, neanche a quelle, andà via subito. Ma semmai, bisogna, la sa che la gente, dobbiamo dimezzare. Questa è la filosofia del Signore. Dice, ci sono quelli che ci pensano. E beh, certo, basta con la sanità pubblica. Chi Gaetane va avanti, chi che non ha, beh. Ma dico, ma insomma, sei scemo? Dico, ma lo sai che un mio amico doveva fare una visita di controllo, eccetera. 2 anni gli hanno detto. 2 anni, rischia di morire. Giusto! 2 anni, beh. Prima di stare lì a far perdere il tempo alla sanità. Hai capito? Cioè, c'è questo risvolto filosofico che è interessante. Siamo in troppi sulla Terra, per cui bisogna trovare il modo, eccetera. Io ho detto, ma te sei matto, gli ho detto. Mi messo un matto, l'ha risposto lui. Ma sono mega stupid. Speriamo che non sia vero. Va bene. Dimmi poi dov'è questo bar, così non ci vado. Grazie. No, non andarci, perché lei sai. No, ma li trovi dappertutto, li trovi anche sul treno, questi che ragionano così. Siamo in troppi, il problema è quello lì. Vedete queste cose così sagge. Torniamo ai nostri interventi. E questo è un monito terribile. Aiuto. Chiamiamo ad intervenire il presidente delle ACLI regionale, Martino Troncatti. Buonasera a tutti. Io credo che questa piazza voglia dare un segnale intanto culturale, politico, che credo sia molto importante. Bisogna tornare allo spirito della riforma della Tina Anselmi, quella di un servizio sanitario regionale e nazionale universale, che faccia in modo che la salute, l'accesso alla salute in qualunque forma si manifesti, e anche all'assistenza, penso soprattutto alla non autosufficienza, sia un diritto che deve trovare una risposta attraverso il servizio sanitario pubblico. La seconda cosa, che siccome siamo in Lombardia, credo che sia molto importante, bisogna far saltare questo concetto che è entrato nella cultura, nella mentalità anche di tanta gente che noi rappresentiamo, la cosiddetta equivalenza tra pubblico e privato. Oggi soprattutto il modello lombardo parte da questo presupposto. Oramai dall'anno scorso più del 50% dei quattrini che vengono stanziati per la sanità vanno al privato, il quale si muove in una logica di profitto. E quindi anche per quel che riguarda le liste d'attesa bisogna fare in modo che ci sia un budget che tenga conto dello storico, che somma le visite pubbliche e private, e che il servizio sanitario nazionale, che possa essere espresso dai pubblici e dai privati, integri e in qualche modo faccia in modo che tutti possano accedere, utilizzando anche la capacità produttiva di tutta quell'area privata che è stata finanziata dal pubblico. Terza considerazione, dobbiamo ricostruire il servizio socio-assistenziale sul territorio. A partire, lo ricordava prima il professor Garattini, ma credo che sia molto importante, dalle case di comunità. Le case di comunità devono diventare davvero un punto di tutte le comunità, di tutti i distretti, attraverso il quale si prende in carico tutte le aree di cronicità, ma in modo particolare si prende in carico il tema della non autosufficienza di tutte quelle famiglie, che sono più di 500.000 anche nella nostra regione, che hanno una persona ammalata, che non è più in grado di essere autonoma, ma a cui il servizio sanitario regionale fa fronte con una presenza di 5 ore all'anno in queste famiglie.
Ecco, bisogna arrivare a un modello, abbiamo cantato prima la Marsigliese, un modello francese in cui nelle case dove non c'è una persona autosufficiente il servizio pubblico sia presente almeno con una ventina di ore alla settimana, con qualità molteplice di interventi, dall'infermiera al geriatra, all'OS e a tutte queste cose qui. Credo che questo sia il messaggio che voglio dare anche alla nostra presenza, ma la presenza vostra, ecco, serve a riprendere anche, ed è l'ultimo concetto che voglio esprimere, un modello di partecipazione. Cioè dobbiamo riprendere in mano il nostro destino, ripartecipando, lottando sul territorio per fare in modo che si trovino risposte che rientrino nel concetto del diritto alla salute e della uguaglianza delle persone anche davanti ai problemi della propria vita e della propria salute. Grazie e grazie che siete venuti. Grazie e andiamo avanti. Io non so se... No, cosa facciamo Silvano? Sei andato ad indagare per capire se possiamo... Oh mamma! Che è successo questo microfono? Allora... No, perché sono arrivati quelli della banda degli ottoni a scoppio, però stanno ancora preparando, facendo, brigando. Allora andiamo avanti. Adesso andiamo avanti. Certo, non abbiamo allora, modo di... Andiamo avanti con un altro contributo audio, il terzo contributo internazionale di oggi, che ci giunge da Hisham Labibi dell'associazione Not Sante Socio SUD. Prego. Salve compagni, la piattaforma francese Notre Santé en Danger, membro della rete europea contro la privatizzazione e la commercializzazione della salute e della protezione sociale, sostiene i nostri compagni italiani nella loro lotta per la tutela del servizio sanitario pubblico nazionale. In Francia, la lotta contro la riforma delle pensioni rimane il nostro tema attuale più visibile ed essenziale. Andremo avanti fino alla vittoria, fino al ritiro di questa legge che colpisce in primo luogo le donne e i più vulnerabili della nostra società. Questo attacco si aggiunge ad anni di attacchi ai nostri sistemi sanitari e di protezione sociale. Come in Italia e in tutta Europa, le politiche liberali al servizio dei grandi gruppi finanziari mirano a distruggere i nostri sistemi di solidarietà e ad imporre una mercificazione mortale. La solidarietà, al di là delle frontiere, è più che mai essenziale. Questa settimana di mobilizzazioni in diversi paesi europei intorno alla Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile fa parte di un progetto di convergenza delle lotte. Al di là delle particolarità di ciascun paese, la questione della difesa dei nostri sistemi sanitari deve essere al centro delle prossime elezioni europee del 2024. Ancora una volta vogliamo mostrarvi il nostro sostegno e speriamo di incontrarci di nuovo, molto presto, per costruire insieme resistenza e solidarietà fino alla vittoria. Molto, molto, molto bene. Resta da dire che al di là delle adesioni ufficiali delle associazioni, delle organizzazioni, abbiamo visto tra la folla che ci sta davanti alcuni rappresentanti del mondo politico milanese che ci piace salutare. Partiamo da lui. Lui del gruppo del PD Regione per Francesco Maiorino. Benvenuto. Il consigliere regionale Alleanza Verde e Sinistra Onorio Rosati. Come si è finito? Vabbè. E poi il capogruppo 5 Stelle in Regione Nicola Di Marco. Michela Balestra, capogruppo Patto Civile in Regione. Vabbè. E il consigliere regionale Luca Palladini. Nonché Giovanna Capelli della segreteria regionale del Partito della Rifondazione Comunista. Noi speriamo davvero che i politici presenti portino queste nostre istanze alle istituzioni. Quindi vi ringraziamo di essere qui e speriamo, insomma, che la nostra voce possa arrivare più lontano laddove deve arrivare. Con forza, non fatevi intimidire. Vabbè. Allora. Andiamo avanti. E passiamo la parola a Giorgio Barbieri, Monza CGL Lombardia, funzione pubblica. Eccolo qua. Grazie. Ma quanti?
Grazie, solo un saluto perché qui e oggi, dopo interventi tanto autorevoli, non penso che ci sia più qualcuno da convincere. Io, a nome dei medici di funzione pubblica CGL, desidero invece ringraziare i promotori di questa bellissima manifestazione ed esprimere il nostro pieno sostegno. Vedo in questa piazza una grande presenza e varietà di associazioni. Mi pare evidente e mi fa ancora ben sperare che chi si occupa della res pubblica, chi fa cioè politica sul territorio oggi è qui. Saluto per tutti gli amici di Lounge e di Prospettiva 2023. Più marginale mi pare la presenza dei maggiori corpi intermedi. Il fatto è che mentre una parte dei nostri rappresentanti politici è apertamente e legittimamente schierata per la privatizzazione, un'altra parte, ad eccezione di alcune rappresentanze percentualmente più piccole, dichiara sì un sostegno ai servizi pubblici, ma non dice chiaramente di essere contraria alle privatizzazioni, che considera invece complementari e persino indispensabili. Ecco, noi medici di funzione pubblica CGL non siamo d'accordo, è fondamentale far loro cambiare idea. Devono leggere la sfollatura oggi evidente in questa piazza tra le persone e chi le rappresenta. Agiamo tutti insieme, uniti, senza preoccupazioni di primogeniture per modificare i programmi dei partiti. I medici di funzione pubblica CGL ritengono senza possibilità di fraintendimenti che il privato convenzionato sia un parassita per il sistema sanitario nazionale. Stesso discorso per quanto riguarda la cosiddetta previdenza sanitaria integrativa o complementare, che dir si voglia, le assicurazioni private per intenderci. Io sono un medico di medicina generale e sto vivendo sulla mia pelle e sulla pelle dei miei assistiti il violentissimo assalto che questa regione in particolare, ma non sola, sta sferrando alle cure primarie. Dopo aver convenzionato, ovvero privatizzato, ormai la maggioranza dei servizi specialistici e degli erogatori, ora tocca alla medicina territoriale. Respingiamo compatti questo attacco. Chiudo con una nota malinconica. Mi piacerebbe davvero che la prossima volta incontrare delegazioni anche di quegli altri sindacati medici o corporazioni oggi assenti. Grazie e buon pomeriggio. Grazie. Ora, notizie fresche. Interviene il medico di medicina generale, ma sai tutto tu, mi hanno detto. Il medico di medicina generale, so tutto Andrea io. Andrea Mangiagalli. Eccolo là. È venuto col camice. Anche. Grazie. Grazie a tutti per essere qua oggi. Io sono un medico di medicina generale, quello che potrebbe essere l'ultimo dei dinosauri, perché purtroppo questo lavoro non lo vuole fare più nessuno dei nostri colleghi giovani, nessuno ha più interesse a svolgere questa mansione. È stata progressivamente svuotata dalla sua capacità clinica, è stato reso un lavoro impiegatizio nella maggior parte dei casi, un ricettificio, è stata fatta perdere la dignità ai medici. E questo è un sistema che è stato pensato molto tempo fa, perché voi dovete sapere che per accedere al Servizio Sanitario Nazionale voi avete solo due porte, l'ospedale attraverso il pronto soccorso e la medicina generale o pediatra di libera scelta. Se vi chiudono una di queste due porte, come stanno facendo, chiudendo gli ambulatori dei medici di medicina generale, è evidente che vi trovate solo il pronto soccorso, che diventa un girone dantesco, infernale, dove la cura non è una cura di prossimità, è una cura di emergenza. Se i medici di medicina generale non possono curarvi perché non c'è modo di fare la diagnosi, perché se io chiedo un accertamento i tempi sono talmente lunghi che diventa incompatibile con la cura delle persone, è evidente che poi il nostro lavoro finisce. Se dobbiamo fare una quantità di carta che nulla ha di clinico, perché nel frattempo sono stati chiusi gli uffici pubblici che smaltivano questo lavoro, per il blocco del turnover e per una contrazione delle assunzioni, ecco che tutto ricade
sull'unico effettore finale, il medico di famiglia, quello che deve grattare le croste di tutti. Non è più possibile fare questo lavoro così. In tutto il mondo, dove la medicina generale è forte, la qualità della cura delle persone è decisamente migliore e costa molto meno, perché i medici intercettano rapidamente la patologia, non la fanno degenerare. Se voi chiudete l'accesso alla medicina generale, rapidamente molte persone staranno molto peggio, moriranno prima, gli anziani non troveranno una risposta. Questo dovete chiedere. E devono chiederlo i cittadini, perché il medico, viva Dio, troverà sempre da lavorare, anche fuori dal servizio pubblico. Ma il cittadino che non avrà più un medico, che cosa farà? Quando si accorgerà che nessuno risponde più al suo bisogno. Dovete pretendere che i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, tornino a fare questo lavoro. Altrimenti questo sistema non reggerà più. Grazie a tutti. Grazie, ma che bello, va bene, è la sensazione che esistano ancora delle persone utili. Pietro Cusimano dell'USB Sanità si iscrive a questa categoria gloriosa e viene a darci il suo contributo. Grazie. È una piazza bellissima, c'è ancora speranza in questo paese. Noi non abbiamo nulla da aggiungere rispetto alle politiche generali della sanità. Quello che abbiamo da dire è scritto sullo striscione, lì, che dice che la sanità deve essere a servizio della salute e non del profitto. In questa piccola frase c'è un po' la sintesi di quello che pensiamo del ruolo della sanità. E poi aggiungiamo vergogna Lombardia, perché purtroppo la nostra regione in questo si è distinto in modo negativo, assolutamente. Io oggi voglio portare il punto di vista di chi lavora dentro la sanità. Uno dei modi in cui si realizza il profitto da parte di chi, come dire, sfrutta la sanità è sicuramente il precariato. Oggi nessuno, se non chi ha parlato della ricerca, ha parlato di precariato. Oggi il precariato è diffusissimo in tutti gli ambiti della sanità, dentro il sistema sanitario, dentro quello socioassistenziale, e produce dei danni enormi sulla salute dei cittadini. Questa cosa è stata molto evidente durante la pandemia, perché soprattutto nell'RSA noi stimiamo che sui 13.000 morti nell'RSA una buona metà sia dovuta al precariato, che è sfuggito completamente al controllo dell'ATS. E questo è successo, credeteci, malgrado abbiamo puntualmente denunciato alla Procura della Repubblica più e più volte quello che succedeva nell'RSA. L'abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica, ma anche all'ATS. E la grande domanda ad oggi ancora non evasa è: cosa sta facendo la Procura della Repubblica di Milano di quell'enorme fascicolo di segnalazioni, di centinaia di segnalazioni che segnalavano quello che è di grave che è successo durante la pandemia? E soprattutto, cosa sta facendo l'ATS? L'ATS ha occultato, e questo l'ha raccontato bene Vittorio nel suo libro, migliaia e migliaia di segnalazioni. L'ATS, che dovrebbe essere l'organismo che garantisce e tutela il diritto alla salute nella nostra regione, è stato uno dei più grandi complici del massacro dell'ATS, della pandemia. Questo è il tipo di sanità che hanno disegnato per noi. E chiudo con la questione degli appalti. Gli appalti hanno un ruolo micidiale nella salute, perché attraverso gli appalti, attraverso la mafia degli appalti, che questo sistema ha preso piede in una regione che sembrava immune, oggi è diventata la capitale mondiale della mafia e della 'ndrangheta. E questa regione è la Lombardia. E nel frattempo, cosa ha fatto il governo? Quale scelte stanno mettendo in campo? Due cose agghiaccianti. Ieri ha innalzato, a proposito di appalti, il tetto degli appalti al di sotto del quale non si deve fare una gara.
l'hanno portato a 5 milioni di euro. Le mafie stanno festeggiando. Questa è la prima risposta che hanno dato. La seconda, un'altra cosa agghiacciante. Ieri hanno svincolato la libera professione. Questo vuol dire che qualunque lavoratore che lavora nella sanità pubblica può andare a fare la libera professione altrove. Ho visto organizzazioni sindacali brindare a questa notizia. È una cosa agghiacciante, perché questo vuol dire che ci saranno lavoratori della sanità che lavoreranno 50-60 ore a settimana invece della 36 del contratto. E questo che influenza avrà sulla sanità? Voi vi fareste curare da un infermiere che ha lavorato 60 ore in una settimana, con quali risultati? Ecco cosa stanno mettendo in campo, ed è agghiacciante che ci siano sindacati che invece di mettersi le mani nei capelli hanno brindato. Chiudo con la questione delle retribuzioni. Finita la retorica degli eroi del Covid, gli eroi del Covid hanno avuto aumenti di 40 euro al mese. 40 euro al mese. Così è morto l'eroismo di chi ha salvato il paese. 40 euro al mese. Io penso che ci sia qualcuno che si deve vergognare. Ecco, per queste ragioni, per mille altre queste ragioni, noi saremo sempre nei posti dove c'è qualcuno che lotta per un sistema sanitario che deve essere pubblico, nazionale e universale. Noi ci saremo sempre, noi siamo USB e siamo per la salute pubblica e per il diritto alla salute. Grazie a tutti. Grazie a Pietro Cusimano. Vi ricordo e vi chiedo di non abbandonare la piazza, di restare qui, ci sono ancora tre interventi e poi finiremo in musica con la banda degli Ottoni. Sì, quindi si stanno scaldando qua dietro. Si sente un po' di... No. Tocca a te. Fantastico. Abbiamo la gioia di avere Margherita Napoletano del CUP Sanità. Vai. Prego. Buonasera a tutti. Noi come CUP abbiamo portato questo contratto unico per i lavoratori della sanità su questo palco, perché crediamo che sia indegno il fatto che ci siano così tanti contratti nella sanità e nel sociosanitario. Andiamo fino al contratto multiservizi, alle cooperative e quindi ai lavoratori sottopagati. Qualcuno prima di me ricordava le notti passive, 5 euro per una notte passata a lavorare, perché altrimenti ciascuno di noi dorme nel proprio letto, non nel letto del datore di lavoro. E questo è perché appunto abbiamo portato, io sono molto emozionata perché 10 anni fa ero su un palco in questa piazza a difendere i posti di lavoro dei miei colleghi che avevano avuto la lettera di licenziamento in mano. E questo è quello che abbiamo visto negli ultimi 10 anni al San Raffaele. Sono la coordinatrice della RSU, dell'ospedale San Raffaele di Milano, e sapete tutti cosa vuol dire. Oltre a quello che vi è stato già raccontato del finanziamento, oltre il 50% delle risorse regionali che vanno alla sanità privata, in Lombardia abbiamo un'altra aberrazione, che è quella del fatto di aver creato un monopolio nella sanità, che è il gruppo San Donato, che quindi non ha la preoccupazione di dire se perdo il paziente andrà in un'altra struttura, perché tanto sono tutte loro. E questo si permettono quindi di smantellare la qualità del servizio sanitario, anche per il privato alla fine, anche chi arriva come pagando, non c'è un servizio di qualità in queste strutture. Ma chiaramente noi siamo molto contrari e come sindacato ci lottiamo molto perché venga garantito a tutti, indipendentemente dal reddito. Questo abbiamo imparato dalla riforma sanitaria del 78, che deve essere pubblica, universale, garantita a tutti. E quello che sta succedendo adesso sono le esternalizzazioni dei servizi, sempre più, ormai anche in sala operatoria. Ci troviamo con personale con partita IVA, con cooperative,
persone che non si conoscono e che formano un'equipe assistenziale. Ve lo immaginate di lavorare con un collega che, di cui non sapete neanche il nome? E anche questo appunto è quello che trovate anche se accedete privatamente. Per questo a maggior ragione dobbiamo lottare per riprenderci la sanità. Abbiamo portato, oltre a questo simbolo del contratto unico per tutti i lavoratori della sanità, anche delle divise di lavoro con quattro braccia, perché quello che sta avvenendo è che smantellano sia nel pubblico che nel privato gli organici. Sapete tutti appunto che del numero chiuso delle università, che non sfornano abbastanza infermieri e medici per poterci curare. E quello che avviene appunto è che i carichi di lavoro aumentano, e questo non è un bene né per i lavoratori né per i pazienti che vengono assistiti. Ormai è una prassi in tutti gli ospedali, si sta estendendo il turno di 12 ore, ma voi ve lo immaginate come si sente il personale dopo all'undicesima ora di lavoro? Quindi quello che vi chiedo è un caposaldo degli organizzatori di questa giornata di oggi. Dalla medicina democratica io ho imparato che è essenziale la partecipazione. Noi come sindacati facciamo il nostro ruolo di controllo, ma soprattutto i cittadini lo devono fare. Come CUB partecipiamo al CDSA, il coordinamento per il diritto alla salute degli anziani autosufficienti e non, e con loro stiamo portando avanti tutto quello che avete sentito nei giorni scorsi rispetto alle morti al trivulzio, all'impossibilità dei parenti di accedere alle RSA durante il Covid, e ancora oggi che il Covid ormai è un po' più sotto controllo. E quindi per tutto questo vi invito da domani a continuare con questa grande partecipazione nel quotidiano, nel pretendere il vostro diritto alla salute. Grazie. E adesso chiamiamo a nome degli sportelli di difesa della salute di Milano Città Metropolitana Fausto Marchesi. Prendo questo qui che è più alto. Gli sportelli di difesa della salute sono nati da qualche anno e hanno l'obiettivo di difendere le singole persone. Io scommetto che il 90% di quelli che stanno qui davanti, forse di più, di fronte a dei tempi di attesa impossibili proposti dai vari CUP, non sanno cosa fare. Si incazzano e poi dicono: adesso c'è la possibilità di difendersi, c'è la possibilità di organizzarsi, di protestare e di obbligare il Servizio Sanitario Nazionale a rispettare la legge, cioè a darci il servizio nei tempi che la legge indica. Dobbiamo organizzarci. Noi siamo piccoli, ma siamo diversi sportelli in Milano, e tutti quelli che fino ad ora si sono rivolti a noi e insieme abbiamo fatto le mail necessarie, le proteste necessarie, abbiamo ottenuto per tutti il rispetto di questi tempi. È fondamentale che tutti quanti ci organizziamo in questo senso. Non lasciamo da soli i soliti noti, ma mettiamoci insieme, perché è fondamentale riuscire a difendersi. È vero che siamo in tanti qui, ma in Francia sono in milioni, e a Madrid erano qualche mese fa in 500.000 a difendere la sanità pubblica. Allora noi dobbiamo chiederci perché siamo così in pochi, nonostante oggi siamo in molti. E io dico che negli ultimi 50 anni due parole e un'idea sono stati il verbo dei partiti e dei sindacati più grandi. Queste due parole sono sussidiarietà, che nasconde gli interessi dei privati sotto il volontariato, e welfare aziendale, che attraverso le assicurazioni sanitarie costruisce un sistema assistenziale separato, alla faccia del nostro sistema sanitario unico.
L'idea che hanno portato avanti è stata l'individualismo, che ha minato l'unità dei lavoratori prima e di tutti i cittadini poi. In altri termini, ha trasformato un popolo in gregge, o se volete, in un branco di pesci, in quanto noi oggi ci ritroviamo in questo branco. Noi quindi vogliamo ricostruire l'unità del 90% delle persone attraverso il tentativo di metterci insieme nei vari territori e di far rispettare la legge e di far rispettare quel bene comune che è il servizio sanitario nazionale, pubblico, universale, gratuito ed efficiente, che è quello che vogliamo. C'è una cosa che mi ha suonato male nelle cose che sono state dette prima, con tutta la volontà la buona volontà di questa terra, ed è un ritornello che sento da 50 anni. Dobbiamo aumentare i soldi a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. È una verità a metà, perché se noi aumentiamo i soldi a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e poi questi soldi finiscono nelle tasche dei privati, noi ci siamo dati la zappa sui piedi. Allora noi dobbiamo sì aumentare le disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, ma a maggior ragione dobbiamo fare in modo che questi soldi vengano usati dal pubblico e non finiscano nelle tasche del privato. E per fare questo dobbiamo organizzarci. Allora noi negli sportelli riteniamo che abbiamo una grande considerazione per il lavoro puntuale di Medicina Democratica e degli scienziati che analizzano puntualmente le trasformazioni del sistema sanitario nazionale, ma siamo certi che la sua progressiva distruzione e privatizzazione non è dovuta ad errori, è la conseguenza di scelte precise e pervicacemente perseguite. Vi faccio un po' di nomi perché sono abituato a farne: Bindi, Formigoni, Maroni, Fontana, Moratti. E la prima di il primo di questi nomi è Bindi, che voi dite come mai la nostra simpatica onorevole è stata colei che ha inserito l'intravenia nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. Con tutta la buona volontà del mondo, forse, ma lei è la responsabile del fatto che oggi nei nostri ospedali si fanno le visite private, e le visite private le paghiamo noi, e gli infermieri che le seguono vengono pagati dal Servizio Sanitario Nazionale, e questo solo a beneficio della sanità privata. Quindi purtroppo anche lei e il partito in cui militava sono responsabili di questa deriva. Siamo convinti che solo il crescere di un soggetto politico legato alla difesa dei beni comuni potrà invertire le tendenze in atto nella sanità e nella società tutta. In altre parole, cari scienziati, non sono sufficienti le idee giuste, e qui ne ho sentite tante. Le idee giuste, se messe a disposizione dei governanti e dei finti oppositori, finiscono inesorabilmente per essere usate contro il bene collettivo. Le idee giuste, per concretizzarsi, devono diventare una cosa sola con la nostra lotta, devono diventare una cosa sola con questa piazza in lotta. E adesso ho l'onore di presentare l'ultimo intervento, quello di Elisabetta Papini del Forum per il diritto alla salute. Seguirà la banda degli ottoni e seguirà la battaglia per una giustizia finalmente reale. Vai. Ma dovevo intervenire con Angelo, preparo. Angelo. Allora, buonasera, io sono molto contenta di essere qui, sono un'infermiera coordinatrice, sono coordinatrice anche nazionale del Forum per il diritto alla salute, che qui siamo venuti da Roma, è una piccola associazione di operatrici e operatori sanitari che si battono per il Servizio Sanitario Nazionale già dal 2016, e già da allora denunciavamo l'attacco al diritto alla salute, quello fondamentale dell'articolo 32. Recentemente
Crea Sanità ha calcolato che il finanziamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale è di sotto di almeno 50 miliardi rispetto a tutti gli altri partner europei. Sono negli ultimi 10 anni sono stati tagliati per i fondi per la sanità per 10 miliardi di euro. Con tutti i governi, destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra, governo dei tecnici, i grandi intelligentoni, il governo Meloni adesso, il presidente del Consiglio, mentre blocca il tetto di spesa sul personale, ha riparlato di nuovo di tagli lineari. Basta, quando il diritto alla salute viene attaccato e invece vengono spese viene speso per una guerra tremenda 104 milioni di euro al giorno e lo hanno anche aumentato. Il diritto alla salute parte l'articolo 32 della Costituzione, oggi lo voglio dire qui, va insieme all'Italia ripudia la guerra, non vogliamo la guerra, e lo dico oggi insieme a Iole Mancini, che ho il privilegio di avere come amica, che è una partigiana di 103 anni e che mi ha detto di salutare questa piazza oggi qui. A 103 anni non ce l'ha fatta a prendere il treno, ma sta lì ad ascoltarci. Siamo proprio sicuri, l'hanno detto gli altri compagni e gli altri colleghi della sanità, che dobbiamo aumentare le spese per il Servizio Sanitario Nazionale? Siamo proprio sicuri? Significa andarle a rifinanziare tutte le leggi di controriforma, dalla legge 833, poi in seguito con la 502 del 92, la 517 e la 229 del 99, queste hanno portato ad una sanità di serie A e ad una sanità di serie B. E sapete che si riconoscono le persone che si curano con la sanità di serie B e la sanità di serie D? Lo sapete da dove si riconoscono? Andatela a vedere. Sono quelli che non hanno più i denti, perché non ce la fanno a curare i denti e non ce la fanno a sostenere le spese del cure odontoiatriche. Infatti, tra le nostre proposte concrete c'è l'introduzione nei LEA delle cure odontoiatriche. Che dopo i 70 anni, una persona ricca rispetto ad una persona povera si differenzia per 8 denti in meno, vergogna! E qui c'è Angelo, potrebbe dire invece dell'industria dei farmaci, ma già l'ha detto Garattini. Noi abbiamo delle proposte, cosa fare subito e cosa fare per un altro genere di salute e per un altro genere di sanità. Perché abbiamo delle proposte concrete? Perché non siamo tecnici, non siamo politici di professione, non veniamo pagati dalla politica, ma facciamo la politica alta, quella vera e quella seria che risponde ai bisogni della gente. Siamo esperti, perché viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle il cinismo dell'incapacità, direbbe Ivan Cavicchi, che ha portato a questo deterioramento del Servizio Sanitario Nazionale. Non basta solo rifinanziare, infatti. Il Servizio Sanitario Nazionale deve ritornare ad essere produttore diretto di servizi, come ha detto Mario Vatia, come la scuola, come i trasporti pubblici, come i servizi sociali. Allora, poi, proposte concrete. Blocco subito di tutte le esternalizzazioni e piano di reinternalizzazione con blocco dei convenzionamenti e blocco degli accreditamenti ai privati. Contemporaneamente piano straordinario di assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale, contratto unico, hanno ragione i compagni e le compagne che l'hanno detto, di tutti i lavoratori della sanità. Contratto unico, ci sono più di 40 contratti diversi nelle RSA in tutta Italia. Contratti firmati dai padroni e da sindacati gialli. Non è possibile, persone che lavorano nella stessa struttura, davanti allo stesso paziente, con contratti diversi, con diritti diversi. Stesso lavoro, stesso diritto. Poi un diritto importantissimo: il diritto all'adeguatezza e non alla privatezza, questa parola infima e ambigua. Diritto all'adeguatezza significa che vogliamo
che ci siano requisiti organizzativi adeguati alla complessità assistenziale dei pazienti, che noi professionisti della salute sappiamo bene come misurare. Ci sono delle scale di valutazione che sono state create in base alle evidenze scientifiche, non al minimo come siamo oggi. Oggi lavoriamo al minimo, quando manca un collega siamo sotto i minimi. Come facciamo a curare le persone? Come facciamo? Poi lo dico da femminista, da transfemminista, e sono contenta che qui c'è la Casa delle Donne di Milano, non una di meno, di cui faccio parte. Basta, superamento della figura monocratica, anacronistica e autoritaria del direttore generale, che è una figura patriarcale e paternalista, anche quando è rivolta da uomini, da donne, scusate. Non è parità se divento direttore generale, non me ne importa niente, c'è bisogno di partecipazione all'interno delle ASL, c'è bisogno che si partecipi al governo delle ASL, che si parli di bisogno alla salute. Invece questi direttori generali pensano al pareggio di bilancio, perché poi prendono pure i premi di produzione. Superamento del modello aziendalista, come diciamo da tanto tempo. La sanità non si, sulla salute della gente non si può fare profitto, ma noi sapremmo anche come risparmiare, perché con la prevenzione e anche con la riabilitazione, io lavoro con la riabilitazione, si abbattono i costi, cari grandi geni tecnici. E poi investimento nella medicina di genere, ancora ce n'è poca. Un uomo ha le coronarie diverse da una donna, lo sapevate? Ecco, ci siamo arrivati. E poi importante riprendere il potenziamento della rete dei consultori, perché nella rete dei consultori, che questi consultori si aprono all'educazione sessuale, al territorio, all'educazione sessuale nelle scuole, ma soprattutto che rispondano oggi alle esigenze e ai desideri delle donne, delle libere soggettività LGBTQIA+, che non li nomina nessuno, senza discriminazione legate al sesso, all'età, alle disabilità, al genere. Somministrazione della RU486 per l'interruzione volontaria di gravidanza. E basta, cara precamo presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di rovesciare il diritto e dire che esiste un diritto a non abortire come il diritto a non emigrare. Non esiste il diritto a non. Non esiste un diritto a non. Poi noi sapremmo anche come riorganizzare la rete ospedaliera. L'ospedale deve far parte del territorio, non devono essere entità separate. I medici di medicina generale, c'è chi lo ha spiegato meglio di me, devono essere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, come i pediatri di libera scelta, come gli ambulatori, gli specialisti ambulatoriali. E poi blocco subito delle assicurazioni sanitarie, della defiscalizzazione per queste pratiche. Abolizione del numero chiuso nelle lauree di medicina, e passaggio appunto dei medici di medicina generale alla dipendenza. Istituzione di un'azienda pubblica del farmaco. Questo ci porta ad un altro genere di salute, perché avremo un altro genere di sanità che è fatta da noi, operatrici e operatori sanitari. E ricordo che il 70% degli operatori sanitari è donna. Quelle che purtroppo hanno faticato di più e sono state più colpite durante la pandemia. Grazie, lascio la parola ad Angelo del Forum per il diritto alla salute, che mi ha preso tantissimo. Beh, ogni tanto capita, una donna parla di più di un uomo. Ma io sarò molto breve, ringrazio Elisabetta. Credo che al termine di questa manifestazione si debba trarre una semplice conclusione. E la conclusione qual è? La conclusione è che l'indignazione, la mobilitazione, la passione sono importanti, ma in questo momento non bastano. E non bastano perché senza una svolta a livello nazionale, come è stato già detto da Vittorio Agnoletto,
il Servizio Sanitario Nazionale nel giro di poco tempo non esisterà più. Quindi è necessario che si formi una coalizione per la salute. E io chiedo che tutte le organizzazioni che hanno partecipato e sottoscritto a questo evento importante si impegnino a costituire questa coalizione per la salute sulla base di un manifesto con alcune richieste precise, molte delle quali Elisabetta ha già detto, perché a noi non bastano le parole, non basta che qualcuno dica io sono per la sanità pubblica, non ci basta. Noi vogliamo fatti concreti per una nuova politica sanitaria. E le forze politiche, anche questo è stato detto, noi non chiediamo a nessuno il certificato di nascita, noi chiediamo a tutti l'impegno su alcune proposte concrete, perché dire che siamo per la salute chiunque è in grado di dirlo, ma dire che siamo d'accordo su proposte concrete è un'altra cosa. E dico coalizione per la salute e non solo per la sanità, perché noi dobbiamo difendere la salute in tutte le politiche, in tutte le situazioni. E io voglio far notare che è stato fatto un accenno da Cusimano, il nuovo codice degli appalti che il governo sta facendo approvare, oltre ad incentivare la corruzione, contiene attentati alla salute dei lavoratori, perché indebolisce il sistema di prevenzione sui luoghi di lavoro e aiuta gli cosiddetti appalti a cascata. E questo è un esempio. La sanità integrativa, noi senza mezzi termini chiediamo che le esenzioni fiscali per la sanità integrativa devono essere abolite. I fondi integrativi non devono concorrere a un risparmio fiscale. E noi chiediamo che questi soldi che si risparmiano da un aumento dell'imposizione derivante dalla sospensione della defiscalizzazione vada al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Però ha già detto bene Marchesi e l'ha ribadito Elisabetta, noi non basta dire vogliamo più soldi, vogliamo più soldi vincolati alla sanità pubblica senza eccezioni. La defiscalizzazione, la riduzione delle incentivazioni fiscali per la sanità integrativa ci porterebbe circa 5 miliardi in più, ma questi 5 miliardi devono andare alla sanità pubblica. E noi chiediamo alle forze politiche che si vogliono impegnare che questo deve essere fatto col prossimo decreto di economia e finanza, non tra 10 anni. E questa è una richiesta, quindi chi ci sta, ci sta. Chi ci sta è il nostro alleato, chi non ci sta non sarà il nostro alleato, qualunque cosa dica. E quindi questo è, io credo che la costituzione di un manifesto per la salute, alla base di una coalizione per la salute, sostenuto da queste tante organizzazioni che ci sono, sarebbe un passo estremamente importante. E io credo che questo messaggio deve arrivare alle stanze del potere e anche alle stanze dell'opposizione. Grazie. E adesso, come ultimissimo intervento, dopo il contributo della nonna Carla, di 106 anni, abbiamo la gioia di avere con noi lei, che Irene, che ci fa un regalo per il futuro. Grazie a tutti. La banda degli ottoni, volevo che però Vittorio ci ricordasse quell'iniziativa della maglia nera, cos'è? Te lo spiega bene. Io vi ricordo a tutti che da domani sul sito curiamolalombardia.it trovate le istruzioni su come inviare le segnalazioni rispetto a liste d'attesa assolutamente non accettabili. Ovviamente poi istruiremo ogni singola pratica, andremo a verificare e stabiliremo la graduatoria e aggiudicheremo di volta in volta la maglia nera sul sito curiamolalombardia.it. Vi ringrazio tutte e tutti per essere qua. Abbiamo fatto, credo, una cosa veramente grande. Non è l'inizio, ma non è neanche la fine, perché noi guardiamo avanti e da Milano lanciamo un messaggio a tutto il paese.
non è una lotta che possiamo vincere solo in Lombardia. Ringrazio molto Silvano e Deborah che hanno passato il pomeriggio con noi e ci hanno aiutato, e ringrazio moltissimo la banda degli Ottoni, perché non vi dico il perché, ma oggi hanno fatto uno sforzo sovrumano per essere qua con noi, e noi li ringraziamo, perché non è una presenza esterna, ma è una presenza interna alla lotta che noi facciamo. Grazie, grazie moltissimo a tutti voi.